Almeno da 10 anni assumono, tiriamo allora un primo bilancio. Se un'azienda assume vuol dire che cresce. Valori etici dell'impresa e crescita dunque non sono in contrasto. Dipende evidentemente da come si reinvestono i margini, ma anche dalle creare questi margini. Una di queste è che arriva a costruirsi da sola le macchine. Con un'operazione del genere si può risparmiare 1 miliardo. Ma perché molti vanno adesso, va di moda delocalizzare, andare all'estero, produrre in paesi dove la manodopera costa 2 lire? Per il semplice motivo che hanno le aziende che sono obsolete. Chi ha le aziende che sono all'avanguardia non hanno bisogno di andare in quei paesi, perché vogliono risparmiare sulla manodopera, ma oggi come oggi gli impianti e le attrezzature, i macchinari fanno sì che la manodopera non incide poi chissà che cosa. E se si porta in quei paesi macchinari e impianti all'avanguardia, non sono capaci manco di farlo girare. Ci chiediamo qual è, in una situazione del genere, il ruolo dei sindacati. Il sindacalista credo che cerchi comunque, assieme all'azienda, di far funzionare il tutto al meglio. Cioè, si cerca comunque di vedere i problemi che ci sono e assieme, appunto, si cerca di risolverli. Un altro capitolo del bilancio sociale. Quando sono arrivato in Sabaf mi sono accorto che i termini di pagamento nei confronti dei fornitori erano nettamente più brevi rispetto agli incassi che noi riceviamo dai nostri clienti. E ho chiesto al signor Saleri, ma noi possiamo allungare un po' i termini di pagamento nei confronti dei nostri fornitori? E lui mi rispose che nei confronti dei piccoli non bisognava allungare i termini di pagamento. Cioè, non puoi fare il bilancio sociale e poi non preoccuparti dei tuoi fornitori piccoli. Nel senso che la loro struttura li avrebbe, avrebbe fatto sì che loro si sarebbero indebitati sicuramente a dei tassi più alti rispetto ai nostri, perché avevano scarso potere di acquisto nei confronti del sistema bancario. Vediamoli allora dei piccoli fornitori. Fino adesso quello che ci hanno promesso hanno mantenuto. Come si comporta con i pagamenti? No, ci sono le nostre scadenze, cioè, per il momento sempre comportati bene. Etica ed economia quindi sembrano andare d'accordo. Un'azienda può fare delle scelte socialmente corrette e guadagnarci. Il bilancio sociale è stato portato naturalmente all'attenzione di tutti gli investitori, in modo particolare di quelli sia italiani sia nel mondo anglosassone, particolarmente attenti alle tematiche sociali. Cioè aiuta? Senz'altro aiuta, anche perché è sempre più diffusa la tendenza ad avere fondi di investimento di tipo etico, che scelgono di investire solo nelle società che rispondono a determinati requisiti di sostenibilità sociale. Si chiude così il cerchio. Un'azienda fa delle scelte socialmente corrette, sostenibili, e le comunica facendo un bilancio sociale. Tutti quelli che hanno a che fare con l'azienda, a loro volta, tendono a comportarsi bene, fino ai risparmiatori, che investono il proprio denaro comprando azioni della società. Si crea valore economico, oltre che etico, abbiamo visto. Forse è impossibile capire se un'impresa si comporta in maniera eticamente accettabile solamente perché ci guadagna. Diciamo che questi due aspetti sono fortemente intrecciati. Che cosa ha in comune lei oggi con quel ragazzino di 12 anni che lucidava le posate? Ma in comune non lo so, sono ancora quello. Certo, mi sono evoluto, sono stato affiancato in azienda da gente preparata, da gente istruita, e qualcosa poi si acquisisce, no? Ma dopo la cultura io non ce l'ho. Sono fatto la quinta elementare, la prima avviamento al lavoro e basta. Non ho fatto altro. Sai che a 20 anni, 22 anni io non ero in grado di leggere e scrivere, lavoravo solo? Immagini lei. Ma ancora oggi certe frasi io non le capisco, chiedo a chi le capisce, cosa vuol dire qui? E loro me lo spiegano, un po' per volta si impara poi. E un po' per volta speriamo che il modello si estenda. Un altro blocchetto di spot e poi le ultime novità.